scrivere il curriculum per trovare lavoro è piuttosto importante, nel senso che è il nostro primo biglietto da visita per la ditta. Qualche volta io penso non serve per scrivere curriculum. Devi scrivere curriculum, sì. Importante quello che hai fatto, quello che tu conosci. È molto lungo dopo la persona che deve leggere, tuttavia. I have a lot of interesting things in my curriculum. Ci sono molte cose interessanti nel mio curriculum, ma è difficile far capire alla gente che cosa sono. Anche quando hai il diploma potrebbero pensare che l'hai falsificato. Sì. Sì, così fai prima a trovarlo. Non è solo una, secondo me due o tre ditta o agenzia quando posso mandare curriculum, secondo me quella è buono. Io dico di sì, però no, dico di no, perché se c'è del lavoro anche con un curriculum basta. Se possiamo farlo possiamo trovarlo prima un lavoro. Bisogna insistere molto, non scoraggiarsi mai e andare sempre a chiedere. Sì, molto importante, però prima lingua italiana, perché per fare il corso stage bisogna imparare la lingua prima. Quello che c'è, uno sta a casa, se le chiamano per fare un corso, anche di 40 ore, 20, quello che c'è, se anche non è venuto pagato, però almeno c'ha un corso che hai fatto. L'iscrizione al centro per l'impiego per trovare lavoro è un modo utile, perché il centro per l'impiego raccoglie tutte le possibili richieste di lavoro delle ditte di Modena. Per me è necessario. In ogni caso, se ti iscrivi o no, è difficile trovare un lavoro. Sì, così sei, risulti che sei disoccupato in tutta la regione, secondo me. Sì, devi andare un po' elegante, un po' una persona, sì, vai sporco, puzzi, no. È bene vestirsi in modo adeguato per rispettare la gente e dargli rispetto. Sì, è importante la presenza della persona. Bisogna vestirsi bene. No. Sicuramente, se non posso parlare italiano bene, loro... molto difficile trovare lavoro. Un problema, non capisci italiano, non lavoro. Meglio conoscere l'italiano. Alcuni lavori chiaramente non prevedono l'utilizzo dell'italiano, però è vero che per un datore di lavoro è sempre meglio avere a che fare con un lavoratore che sa parlare l'italiano. Se dico la bugia che ho lavorato questo, ho fatto questo, se fanno la prova, tu dopo non puoi uscire a fare. Dire delle bugie sulle tue esperienze. No. Dire sulle mie esperienze. Sì. Ogni tanto sì, ogni tanto no. Quella lì è la prima cosa che devi chiedere, perché se ti prendono a lavorare, fai 10 ore al giorno e poi ti danno 500 euro al mese, non va bene. Quanto mi paghi? Se mi va bene, ok, se non mi va bene dico troppo poco. Secondo me è importante chiedere, perché se non chiedi... Come abbiamo visto in questo video, ci sono alcune domande che hanno avuto un consenso unanime. Molti degli intervistati concordano, ad esempio, sul fatto che bisogna conoscere la lingua italiana per trovare un lavoro, oppure che può essere utile a fare un corso di formazione professionale. Altre domande invece hanno avuto disaccordo, non tutti concordavano nel rispondere. Ad esempio, sul curriculum, come va scritto un curriculum? Lungo e dettagliato? Se io ti facessi vedere un curriculum così,
Allora, innanzitutto voglio dire che per una persona che ha poche esperienze lavorative può essere sufficiente una sola pagina. Per persone che invece già hanno delle esperienze alle spalle, sicuramente possiamo anche pensare di realizzare due o tre pagine. Indubbiamente questo curriculum mi fa riflettere sul fatto che ovviamente dovrebbe essere scritto in maniera un pochino più chiara, quindi ad esempio, non sono così. Senz'altro. Bisogna ovviamente far sì che il curriculum sia prima di tutto corretto dal punto di vista lessicale e ortografico, che sia chiaro e che sia anche conciso, che riporti quindi le informazioni principali senza però annoiare il lettore. Sul vestirsi, ad esempio, veniamo finalmente chiamati per un colloquio, ci dobbiamo presentare. Come ci vestiamo? Alcuni hanno detto bene, altri non è necessario, per intenderci. Vestirsi così, ad esempio, per un colloquio. Allora, diciamo che indubbiamente l'abbigliamento e il modo di presentarsi ad un colloquio di lavoro sono estremamente importanti. Bisogna vestirsi in una maniera appropriata, sicuramente essere curati, senza però eccedere. Soprattutto consiglio di non indossare abiti o accessori che ci fanno sentire a disagio, altrimenti potremmo poi metterci in difficoltà da soli. Comodi così? Un po' troppo eccessivo, direi che la tuta la lasciamo per altre attività. E se ci sentiamo a nostro agio così? Cerchiamo di trovare una mediazione. Bene. E durante questo colloquio ci viene chiesto di appunto raccontare delle nostre esperienze. Per parlare di noi stessi, che stile dobbiamo adottare? Dobbiamo dire delle bugie? Dobbiamo raccontare le cose meglio di quello che sono o sminuire le nostre esperienze? Che stile dobbiamo avere? Allora, io direi nessuno dei tre. Timido sicuramente no, nel senso che dobbiamo comunque avere fiducia in noi stessi. Presentandoci ad un colloquio, chiediamo alla persona che c'è di fronte di sceglierci per una posizione lavorativa. Quindi sicuramente raccontare di se stessi nella maniera più veritiera possibile, anche perché le bugie poi nel lungo periodo sicuramente non pagano. Raccontare le cose più grosse di quelle che sono? Assolutamente no. Come dicevo poco fa, raccontiamo le nostre esperienze per quello che sono, avendo fiducia nelle nostre capacità, ma assolutamente dicendo la verità, quindi non mentite. Quindi, decisamente no. Bocciamo Pinocchio. Ok, molto chiaro. Potresti darci un suggerimento su che cosa si può fare a un colloquio? Tre cose da fare, ad esempio, a un colloquio. Senz'altro. Allora, la prima cosa assolutamente importante è arrivare in orario. Significa ovviamente avere rispetto della persona che ci sta aspettando per il colloquio, quindi è estremamente importante. Sicuramente vestirsi appunto in una maniera appropriata, in molti casi è anche opportuno vestirsi in una maniera conforme rispetto al ruolo che si vuole andare a ricoprire. E l'altro aspetto importante è quello di essere assolutamente partecipi durante il colloquio, quindi prendete delle informazioni sull'azienda presso la quale andate a fare il colloquio, informatevi esattamente su qual è l'attività lavorativa che dovreste andare a svolgere e, se ci riuscite, ricordatevi anche il nome del selezionatore. Tre cose da non fare invece. Allora, sicuramente nel momento in cui abbiamo un colloquio di lavoro non ci dobbiamo presentare in ritardo. Del resto però è anche sbagliato presentarsi troppo in anticipo rispetto all'appuntamento che abbiamo preso, perché il selezionatore ci potrebbe considerare invadenti. La seconda cosa importante da non fare assolutamente è tenere acceso il cellulare, quindi indica proprio una mancanza di rispetto e anche un po' di maleducazione. Un'altra cosa che assolutamente non conviene fare è essere poco partecipi o reticenti, quindi bisogna assolutamente mostrarsi interessati e fare domande. Se adesso io sto cercando lavoro e voglio portare il curriculum da qualche parte, dove lo porto? Abbiamo sentito parlare di centro per l'impiego, abbiamo sentito parlare di agenzie, porta a porta. Quali sono tre modi, ad esempio, per portare il curriculum? Allora, il centro impiego è la struttura provinciale atta proprio a raccogliere tutte le esigenze, le domande di lavoro dei cittadini appunto del territorio.
Al centro impiego si possono rivolgere tutte le persone che sono in disoccupazione, quindi che sono alla ricerca di lavoro, ma anche le persone che sono attualmente occupate ma che magari hanno la necessità, la voglia di comunque cambiare la propria professione. Il centro impiego è assolutamente importante perché è un supporto per tutte le persone che sono alla ricerca di lavoro e svolge una serie di servizi, tra i quali c'è anche la stesura del curriculum, quindi se avete dei problemi per la stesura del vostro curriculum potete senz'altro rivolgervi al centro impiego. Questo è molto importante. E il centro per l'impiego è provinciale? Se vivo a Modena? Sì, se vivi a Modena ti puoi rivolgere al centro impiego appunto provinciale a Modena in via delle Costellazioni numero 180. E le agenzie invece? Allora, il mondo delle agenzie è sicuramente un mondo molto vasto. Le agenzie di ricerca e selezione del personale svolgono un'attività appunto di ricerca di profili che possono essere interessanti per le aziende clienti che li richiedono. Bisogna quindi recarsi presso l'agenzia, presentarsi, presentare il proprio curriculum, fare un breve colloquio, quindi conoscitivo, dopodiché l'agenzia valuterà se la persona è adatta appunto per la posizione che in quel momento viene ricercata. L'ultima modalità di ricerca è il porta a porta, che è una modalità senz'altro oggi un pochino più desueta. Con l'avvento ovviamente di internet, delle nuove tecnologie, la maggior parte anche delle candidature vengono fatte attraverso internet e con il computer. Ciò non toglie che ci può essere la possibilità di andare presso alcune aziende che magari prevedono un ufficio apposta per lasciare il proprio curriculum e magari sfruttare la possibilità di farsi vedere personalmente. Grazie, sei stata molto chiara. Ti chiederei infine un suggerimento, un consiglio per tutti quelli che sono alla ricerca di lavoro o vogliono cambiare il proprio lavoro. Un suggerimento. Allora, senz'altro la ricerca di lavoro è in pratica un lavoro, quindi richiede organizzazione, pianificazione. Quindi facciamo un elenco di tutte le aziende che vogliamo visitare, facciamo un elenco di tutti gli annunci che ci sono interessati, segniamoci tutti i curricula che abbiamo inviato e quindi bisogna aver ben chiaro in testa che è veramente un'attività complessa ma sicuramente fattibile. Oltretutto, ultima cosa che mi viene da dire, non perdete mai la speranza ma continuate a provare essendo però organizzati. In bocca grazie al lupo. Mille. Grazie. Prego.